Come vi avevo anticipato, ora parliamo di musica e lo facciamo con un ospite che ci ha raggiunto in studio, che è Marco Spaggiari, leader, ciao, frontman della band modenese Controtempo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. E per far capire a tutti di che cosa stiamo parlando e chi è il nostro ospite, per chi non lo conoscesse, vediamo un assaggio del suo ultimo disco, Generazione Oltre la Crisi. Generazione appesa al vento, che naviga a vista cercando il momento. Generazione della crisi mondiale, senza coordinate e senza stella polare. Stella polare. La generazione della comunicazione, dove prendere atto della nostra esclusione. C'è chi decide tutto e sposta l'attenzione su social, dove ognuno scrive la sua opinione, pensando di esprimersi ma un'illusione. Questo è il modo di annientare ogni vera reazione. Un mondo che... Ecco, questo brano si intitola Generazione Oltre la Crisi. Sì. La generazione qual è, immagino, la tua generazione, insomma, quella che va, sì, dai 30 ai 40? Quella generazione, anche che adesso anche i millennials, no, oltre la mia, no, e quelli, insomma, tutti i giovani che si sono visti un po' tagliare fuori da tutto, dal lavoro, dalle prospettive, e sono rimasti magari cresciuti con grandi prospettive, poi dopo si sono ritrovati con questa crisi economica, che poi non è stata soltanto crisi economica, ma anche un po' di valori, un po' un cambiamento di mondo talmente veloce che ha fatto cambiare un po' tutti i mestieri, le prospettive. Ecco, quindi è pieno di bibliografie, di articoli, no, che parlano della generazione della crisi. Allora, questa canzone invece dice generazione oltre la crisi, perché poi quello, il compito, la missione di questa generazione è anche quello di andare oltre questo momento di grande smarrimento e ricostruire, e facendo un passo avanti senza scordare quanto di bello e importante abbiamo lasciato per strada, magari in questo cambio così veloce di mondo. Un messaggio di ottimismo, sì, alla assolutamente fine. Assolutamente, credo, dice il passato è lezione, il futuro è missione. Credo che questo sia una cosa molto importante, e da qui anche il nostro progetto artistico che si sviluppa nel libro e nel disco nuovo. Esatto, perché non è semplicemente una canzone o un concerto, ma perché questo brano fa parte di un progetto più ampio. C'è un libro che, sì, tu hai portato, che è Le illusioni dei pazzi, che in realtà non è un semplice libro, è un progetto multimediale, perché sono 20 capitoli per 20 canzoni contenute in un CD. Certo. Non è proprio usuale come operazione, no, editoriale. Uno dei messaggi di questa generazione oltre la crisi è un po' di usare la creatività un po' fuori dagli schemi. A me è venuta questa idea anche perché la musica adesso transita un po' nei giga della rete senza rimanere da nessuna parte, e invece il libro è quel contenitore d'arte che da sempre se ne sta lì, umile, comodo, in una libreria, pronto per essere aperto. Allora ho detto, la musica potrebbe essere ospitata in un libro. E mi è venuta in mente questa storia, questo romanzo di un ragazzo, appunto, che si chiama Alex, che si mette in ricerca dei valori veri della vita e incontra tanti pazzi, tra virgolette, che sono quelli che ancora sanno guardare il mondo dalla prospettiva della passione, dell'attenzione agli altri, fuori dalla logica del guadagno fine a se stesso. E quindi ogni canzone, da una parte diventa, c'è il CD con la canzone, il QR code per scaricarlo dalla rete, dall'altra parte diventa il titolo di uno dei capitoli del romanzo. Quindi c'è questa duplice lettura dell'opera. Senti, voi sempre temi impegnativi, anche perché in precedenza avete scritto e cantato anche contro la violenza alle donne. Sì, la nostra canzone Luce negli occhi, che ha tanti significati, ma è stata appunto presa da realtà che sensibilizzavano in questa tematica, e quindi l'abbiamo proprio presentata qui a Rai 3. E Luce negli occhi peraltro fa parte di questo album. E quindi siamo molto contenti quando una canzone va a rappresentare persone che hanno voglia di ripartire, come dice appunto la canzone. Intanto diciamo anche che sarete ospiti tra pochissimo, il prossimo 7 giugno, della finalissima del 32esimo Festival Sanremo Rock. Sì, sì, questo andare a suonare al Teatro Ariston di Sanremo, tra l'altro è una manifestazione importantissima per il rock italiano, che è quello che noi da sempre facciamo con i nostri tre album, è un grande onore, un grande piacere essere stati invitati a presentare questo nostro nuovo album. E
dopo l'ultimo uscito Noi Controtempo nel 2015 prodotto dai Nomadi e il nostro desordio che avevamo presentato anche sempre qua, ricordo, con Bud Spencer e Terence Hill nel video di lancio, e andiamo insomma all'Ariston a suonare questo brano pieno di energia rock, che è quella che ci contraddistingue e quella che ci piace fare soprattutto dal vivo. Grazie a Marco Spaggiari.